Ciao a tutti ragazzi ed eccoci su Tour de France perché oggi ovviamente nella realtà si corre in Lombardia, allora andiamo a giocarlo anche noi. Eccolo qua, Giro di Como, come si chiama appunto nel gioco, leggenda, mettiamo l'impostazione Lombardia dove ho messo più o meno tutti i partecipanti, magari qualcuno ci manca, però i protagonisti principali ci sono. Andiamo a salvare qua sulla Parigi-Roubaix, tanto ormai l'abbiamo fatta. Eccoci qua, appunto, Giro di Como che serve appunto in Lombardia. Io vorrei prendere Adam Yates perché ovviamente tiferò lui, però siccome non voglio portargli sfiga, andiamo a prendere suo fratello, va? Che è meglio. Non modificare, la squadra dovrebbe essere quella appunto della Lombardia Reale, che avranno appunto la Bike Exchange. E nulla, andiamo a fare questi 236 km, ovviamente poi andremo a giocare tipo gli ultimi 50 km. Eccoci alla partenza appunto del nostro Lombardia con Simon che per fortuna ha un buon picco di forma per la giornata. Vediamo cosa si può fare appunto negli ultimi chilometri quando la corsa appunto inizierà ad entrare nel vivo e vedremo chi sarà il primo ad attaccare. Appunto noi possiamo provarci ovviamente verso la fine se il nostro Simon sta bene. Cosa che anche nella realtà, se Simon sta bene, può assolutamente puntare a Lombardia, però sembrerebbe più pimpante suo fratello. Quindi, infatti, per non portargli sfortuna, prendiamo Simon, così non portiamo sfortuna ad Adam, dai. Quindi nulla, andiamo appunto nelle fasi calde della corsa. Imbocchiamo ora le rampe più dure, il muro di Sormano. Però è ancora lontano dall'arrivo, 50 km, quindi manca ancora tantissimo per provare un attacco. Noi comunque rimaniamo vigili nelle primissime posizioni con appunto il nostro Simon. Vediamo che abbiamo ancora qua in gruppo, c'è Nieve Ozon, però purtroppo sono rimasti un po' indietro, quindi è inutile dargli di proteggerci. Ora davanti va la UAE con McNulty e Pogacar, addirittura è Pogacar a fare il ritmo in prima persona. Occhio ad Adam Yates, eccolo lì. km, quindi ancora molto lunga, però possiamo anche prendere il gel blu in questa salita perché poi ci sarà un'altra zona di rifornimento, quindi buono per il nostro Simon che forse ne avrà anche bisogno di prendere il gel blu in questa salita. Però davanti Pogacar è lui a fare il ritmo già da adesso. Adam Yates in seconda posizione, ora passa davanti lui. Attenzione che si sta creando un buco, eh. Sta creando un buco. Allora stiamo a ruota di Adam. Sta facendo un gran ritmo Adam. Mi piace come in questo gioco le classiche vengano appunto corse in altro modo con Adam addirittura che attacca a 50 km dall'arrivo. Tentiamo di andargli a rispondere. Creiamo la coppia Adam e Simon. Ecco, Adam è crollato. Ottimo. Bell'attacco Adam. Mi è piaciuto. Peccato, volevo la coppia Adam e Simon davanti, però nulla da fare. Attenzione a Pogacar, che lui sì che sta attaccando ora. Cerchiamo di riprenderlo disegnando delle belle linee in discesa. Attenzione che l'IA è migliorata in discesa, quindi occhio. Non è, non, sì, però è ancora abbastanza scarsa. Diciamo che non l'avevo ancora mai provato, lo proviamo adesso, ma è ancora abbastanza scarsa perché l'abbiamo già ripreso Pogacar. Quindi 47 km, io direi che in questa discesa andiamo avanti veloce, ovviamente sempre tenendo il non collaborare. E ci siamo, si rinizia con le salite, quindi si va a prendere il Civiglio. Tentiamo di seguire qua il ritmo del gruppo che è atroce. E mamma mia come sta andando sul gruppo, mamma mia. Tentiamo con il nostro Simon di rimanere qua insieme ai migliori, come qua c'è appunto Alaphilippe, Roglic, sono tutti in questa zona. Attenzione a Vingegaard che addirittura crea un buco, mentre lui a fare il ritmo. Ecco che in questa curva siamo stati un attimo rallentati, ancora Adam qua di fianco a suo fratello, viaggiano in coppia quest'oggi. Ora Adam ha subito il rallentamento. Attenzione perché veramente nella Jumbo Visma ci sta distruggendo sul Civiglio.
Poi in più queste curve non aiutano, che ti fanno il blocco davanti. Ora sembrerebbe un uomo Astana. Sì, Lutsenko a fare il ritmo. Ok, perché già in questa salita se si crea un gruppettino davanti può essere pericoloso. Ora riportiamoci un po' più avanti, perché qua dietro subiamo sempre rallentamenti ad ogni curva. Sarebbe importante appunto risalire un po'. Occhio anche ad Almeida, nella realtà che abbiamo qua davanti. Poi c'è Michael Woods, mamma mia. Tanti nomi in questo Lombardia, tutti praticamente. Ora ci riportiamo nelle primissime posizioni, dove c'è Pogacar. Ovviamente tutti vogliono star davanti, infatti noi ora ritorniamo un po' indietro, ma siamo sempre qua insieme a Pogacar, Roglic, questo è l'importante. Scusate. Attenzione che George Bennett ha allungato un attimo. E direi che finisce ora il Civiglio. 15 km dal traguardo. Inizia la discesa che poi porterà ad imboccare l'ultima rampa, l'ultimo muro. Quindi occhio. Andiamo vigili qua in discesa. Anche perché ormai ci siamo, siamo veramente negli ultimi chilometri. Attenzione con Thijs Benoot davanti che va a fare le linee. Noi sbagliamo un po' questo tornante, ma ci salviamo. Siamo in 26 qua davanti. Ora Landa che passa avanti. E attenzione perché adesso ci siamo. Pochi chilometri di pianura e poi ultima salita. Ne abbiamo ancora tutto il cervello. Occhio ad Alaphilippe. Occhio ad Alaphilippe. Come le macchie tenta di risponderci. Occhio che Alaphilippe è stra pericoloso, però lo dobbiamo sfruttare, però rischia di diventare una situazione pericolosa. Adesso sfruttiamo i nostri compagni di viaggio, ecco. Inizia ora l'ultima salita e allora tentiamo di riprendere Alaphilippe e magari provare subito noi ad attaccare. Ci facciamo tutta la salita in attacco nel nostro Simon sul Sanfermo della battaglia. Andiamo, attacchiamo tutto sui pedali, come fa Simon anche nella realtà. Vai, tutto sui pedali. Però ora dobbiamo andare a prendere il gel blu e poi il gel rosso subito dopo. Dai, che stiamo facendo il vuoto. Mica tanto, ora ci stanno recuperando qualcosina. È importante ora andare a prendere di nuovo il gel rosso per rialzarci sui pedali. Dai, prendi sto gel rosso. Vai, continuiamo ad attaccare. Anche perché sta per finire il Sanfermo della battaglia. Finisce ora. E mamma mia, abbiamo 20 secondi di vantaggio. In teoria dopo questa curva a destra inizia la discesa. 5 km. E ci siamo, si va in discesa. Quindi basta solo disegnare buone linee. Occhio che non c'è la pendenza però per stare in aerodinamica per ora. Quindi dobbiamo continuare a pedalare. Senza esagerare ovviamente. Occhio a questa curva. Devo farla meglio, fa niente, concentrati. Bene qua. Qua non mi è piaciuta tanto, però ok, ci siamo. Stiamo vedendo l'arco dell'ultimo chilometro e Simon sta andando a fare un'impresa.
vincersi in Lombardia, ma i 25 secondi è irraggiungibile, quindi si può alzare le mani e festeggiare per questa grandissima vittoria. Andiamo a prenderci in Lombardia con Simon Yates e la Bike Exchange e si va. Ed ecco i risultati finali con appunto la nostra vittoria con Simon Yates, 28 secondi Roglic, 28 anche Woods, poi 31 Higita, Vellens e McNulty, addirittura McNulty davanti a Pogacar che arriva a settimo appunto, via via poi tutti gli altri. Quindi riusciamo a prenderci anche questo Lombardia dopo che ci siamo presi la Parigi-Roubaix con Van Der Poel, riusciamo a prenderci in Lombardia con Simon Yates, quindi direi ottime classiche. E niente, appuntamento alla prossima dove dovremmo andare a continuare ovviamente le nostre serie come lo Scala Tour per esempio e ovviamente Pro Team e Pro Leader, non me ne sono dimenticato anche se in questa settimana non ho messo neanche un video di queste tre serie, però ovviamente ora si inizia, tranquilli. Quindi ciao ciao a tutti e alla prossima!